Ciao ragazzi e ciao a tutti, io sono Rosaria e oggi vi do il benvenuto sul canale Annarella Gioielli con un tutorial che riguarda la rigenerazione dei tappetini Silhouette. Bene, prima di cominciare con il vero e proprio tutorial, cerchiamo di capire che cosa sono i tappetini Silhouette. Sono dei tappetini dove si va a tagliare con la macchina, appunto, Silhouette. Io ho la Portrait, la Silhouette Cameo 3 e mi trovo benissimo. Questo è un tappetino originale, vedete, Silhouette per la Portrait e una 4. Invece il tappetino per la Silhouette Cameo 3 è un 12 pollici per 12 pollici. Questo è uno dei miei primi tappetini e l'ho praticamente personalizzato mettendo addirittura le misure. Avevo fatto, insomma, delle prove che poi non ho ripetuto perché erano assolutamente inutili e perdevo tempo, però questo è uno dei primi e infatti l'ho rigenerato talmente tante volte che ancora funziona. È un po' rovinato, metto a volte il nastro adesivo, cerco di recuperarli finché possibile. Quando arriva il vostro tappetino è bello che immacolato così, nel momento in cui andate ad utilizzarlo inizia a sporcarsi sia con la carta che con la gomma Eva che con il panno Lenci e altri tipi di materiali, quindi dobbiamo andare a rigenerarlo. Per le prime volte potete tranquillamente farlo con acqua e sapone. Andate a pulire con acqua e sapone, asciugate bene bene, aspettate che si asciughi tutto quanto e ritorna come nuovo. Dopo un po' di tempo è un po' più difficile e quindi andremo a vedere oggi che tipi di materiali uso per poter rigenerare i tappetini. Ora, di quelli 12x12 non ho più gli originali perché mi sono trovata talmente bene a comprare quelli non originali, li trovate sia su Amazon che su AliExpress. Questo, come vi ho detto, è quello originale. Ora vi faccio vedere quelli che invece sto usando in questo momento. Questi sono nuovi, così li vedete come sono nel momento in cui vi arrivano e poi come diventano, insomma. Questi sono di AliExpress, ma li trovate anche su Amazon. Vi lascio tutti i link nel box informazioni o comunque sotto ai commenti. E come vedete, questo qua è uno di quelli appunto un po' più doppi, più rigidi. Sono veramente molto buoni, però durano pochissimo rispetto ai Silhouette. Questi, nel momento in cui li piegate, sono veramente molto rigidi e quindi tendono poi con il tempo e l'usura a spezzarsi. Questi qua invece della Silhouette sono molto molto più morbidi e quindi durano decisamente di più. Io ho cercato anche di farli da me, però veramente il tempo è tantissimo e ho preferito acquistarli. Un altro prodotto che era molto buono e che su Amazon non sempre viene venduto è questo, lo Sticky Mats. Ve lo faccio vedere. Così, eccolo. Ne avevo comprati tantissimi quando appunto il link era disponibile, poi ogni tanto non è più disponibile, poi lo rimetto, insomma, non lo so il motivo, però è un tappetino fatto a mano e ha un biadesivo veramente veramente resistente. È resistentissimo e quindi vi dura talmente tanto come quegli altri Silhouette. Li ho comprati, come vedete, anche per la mia Portrait, che comunque la utilizzo veramente pochissimo e sono qua belli che immacolati. La uso solamente per insomma, nel caso in cui la Cameo non mi desse molte soddisfazioni. In realtà ho comprato anche la Cricut, quindi qua vedete anche i tappetini Cricut che possono essere utilizzati sia per la Silhouette che per la Cricut, appunto. E andrò ad utilizzarne anche altri e provarne altri. Ho visto che ce ne sono sempre non di marca su Amazon, quindi mi piace provare cose nuove e vi farò sapere come vanno. Per il momento mi sento di consigliarveli tutti. Se non avete grandi necessità e non andate a tagliare tantissima tantissima roba, ve li consiglio tutti. Se invece li utilizzate moltissimo, andate su questi che sono gli Sticky Mats oppure sugli originali. Questi Old Fox o comunque quelli, insomma, cinesi durano veramente poco. Sono andata anche, mi sa, a rigenerarne alcuni. Vedete, questo è un Old Fox, l'avevo completamente spaccato di qua, si era spaccato durante l'utilizzo, ho messo un nastro adesivo, ma boh, da questa parte non è più utilizzabile e quindi va usato solamente da questa parte. Il bello di questi 12x12 è che li potete girare, io poi li utilizzo sempre in A4, però preferisco il tappetino grande. Quindi una volta che si rompono questi, addio, li dovete salutare e abbandonare.
Passiamo alla rigenerazione di questi tappetini, come la faccio e i prodotti che utilizzo. Vi dico che vale per tutti i tappetini, quindi anche quelli Cricut. Bene, mettiamo che questo sia il mio tappetino usato, strausato, non appiccica più, vedete, non attacca più e dobbiamo rigenerarlo. Ho utilizzato in questi anni tantissime colle, ve le faccio vedere un po' tutte, vi lascio di tutte il link nel box informazioni o nei commenti. Abbiamo una 3M blu, non utilizzo quella verde perché non mi piace, e questa è una Saratoga e questo è un adesivo spray, mi pare, della CVR. In più, da quando acquisto all'ingrosso, ho acquistato anche questa nera della 3M, che è quella che utilizzo al momento, è perfetta, è grande, ne passate tantissimo tempo e la preferisco. In più, questa che è la mia preferita per quelle rigenerazioni che vanno fatte così subito, dall'oggi al domani, quando vi serve il tappetino subito. È una Zig Two Way e si utilizza in due modi, vediamo come. Prima di farvi vedere come faccio, vi dico quali di queste colle ho provato. Queste mi sa che sono completamente vuote, questa è vuota, e anche questa mi ci trovo abbastanza bene. Dovete trovare un pochino il modo di capire quanta ne va spruzzata, e questo è il concetto, perché se ne andate a spruzzare tantissima sul vostro tappetino, vi rimarrà dietro ai prodotti. Quindi se io ho questi cartellini, andrò a staccarli e boh, qua dietro mi ritrovo tutta sta cosa appiccicaticcia, la devo dare al cliente, a me sinceramente non piace. Quindi dovete un attimino capire la vostra colla, quale vi piace e quanto dosarla. Io, per intenderci, vado di più a inserirla sugli angoli, alla parte centrale dove quindi andrò a mettere il mio cartoncino, e sulla parte sotto. Se questo è il mio cartoncino, per intenderci, andrà posizionato in questa maniera, quindi i punti che andrò a dove spargere, insomma, la colla un po' di più, saranno quelli degli angoli, quindi nella parte più o meno centrale, sotto e agli angoli, in modo che il cartoncino rimanga bello fisso, ma che non mi va a sporcare tutto quello che devo andare a tagliare all'interno. Sono tutte sullo stesso prezzo. Ora, di questa grande non lo ricordo sinceramente, perché poi l'ho comprato e ne ho comprati tipo pacchi da 10, però quella che preferisco è la 3M blu. Badate bene, questa è un riposizionabile, della 3M c'è anche quella verde, però l'ho utilizzata in passato e non mi piaceva, lasciava troppa colla sulle cose che andavo a tagliare. Questa invece la fate asciugare ed è perfetta. Anche queste sono abbastanza buone, però non le ricomprerei. Quella che sto utilizzando al momento è questa e mi ci trovo molto bene. Andate sempre a comprare una colla riposizionabile o comunque una two way. Cosa significa? Come il mio pennarello, che è in due modalità per intenderci, una volta che andate a mettere la colla o la spruzzate con le vostre bombolette o la mettete con il vostro pennarello, se andate a metterci subito qualcosa sopra verrà permanentemente incollata, altrimenti se aspettate tutta la notte, lo lasciate asciugare e lo utilizzate l'indomani, la colla diventa riposizionabile, quindi voi potete poggiare il vostro cartoncino, gomma eva, panno lenci eccetera, e toglierlo, perché la colla ormai è diventata riposizionabile. Se invece lo fate subito dopo che avete inserito la vostra colla, rimane permanente, quindi si andrà praticamente a strappare una volta che andate a toglierlo. Bando alle ciance, andiamo a vedere subito come si fa. Prendiamo il nostro tappetino, muniamoci di nastro carta. Potete usare sia quello piccolo da 5 oppure quello un po' più grande. Poiché le parti, sopra e sotto del mio tappetino sono più grandi, io utilizzerò nella parte appunto sotto e sopra il nastro un po' più grande, nelle parti laterali quello più stretto. Andiamo ad inserirlo per non sporcare appunto i lati una volta che noi andiamo a spruzzare la nostra colla. Bene, una volta che il nostro tappetino è pronto,
andrò a spruzzare la mia colla. Non lo farò al chiuso, quindi non lo farò qui in questa stanza. Cerco di prendere una bella giornata con il sole, vado fuori e li vado a stendere come se fossero dei panni appena usciti dalla lavatrice. In questo modo andrò a spruzzare in una situazione, insomma, all'aria aperta, dove poi non andrò a sporcare assolutamente nulla della mia scrivania e dove eventualmente non andrò nemmeno a respirare i vapori della mia bomboletta. Quindi mi sposto fuori con i miei tappetini, ogni volta che vado a rigenerarli ne rigenero 4-5 per volta. Utilizzerò questa volta questo adesivo spray della CVR e quindi vediamo un attimo come si fa. Una volta che ho steso i miei tappetini come se fossero dei panni, ho semplicemente girato il nastro adesivo intorno al filo, vado a spruzzare la mia colla. Mi mantengo a una distanza di circa 10 cm e la vado a spruzzare su tutto il mio tappetino. Una volta che ho finito questa operazione lascio asciugare per un pochino e dopodiché li posso togliere il mio nastro adesivo e lasciarli tutta la notte ad asciugare. Ricordatevi di pulire la vostra bomboletta a testa in giù per eliminare tutti i residui che ci possono essere nel beccuccio. Ora invece vediamo come utilizzare questa colla Zig. Io in genere la uso ogni sera dopo che ho utilizzato molto i miei tappetini o quando non ho voglia di prendere la bomboletta, non è la bella giornata, eccetera. Per far uscire la colla basta spingere con la mia punta sul tappetino, in questo modo uscirà la colla. Una volta che la colla è uscita andate a spargerla su tutto il tappetino. Non avete bisogno di metterne molta o comunque di fare ogni quadratino tutto con la colla. L'importante è che una volta che voi inserite la vostra carta o comunque il vostro cartoncino si possa legare bene al tappetino negli angoli o comunque nelle parti più importanti. Io l'ho messo qui e sull'altro tappetino solamente da questa parte perché è rotto, è arrivato piegato durante il trasporto da questa parte e non si utilizza. Quindi sia qui che qui l'ho inserita, vedete, un po' così, anche creativamente, diciamo, solamente su una parte del tappetino. Ovviamente lo potete fare su tutto se lo utilizzate. Io questa parte purtroppo non la posso utilizzare. Mi è stata anche rimborsata dal venditore comunque. E una volta che ho inserito la mia colla mi dimentico, li lascio lì tutta la notte, vado a dormire e poi li vado a riprendere l'indomani e li posso utilizzare. Ora spero che questo video vi sia stato d'aiuto per capire come non buttare i vostri tappetini, bensì rigenerarli e utilizzarli infinite volte, perché è questo, io li ho utilizzati infinite volte finché proprio non mi hanno chiesto per pietà di essere buttati. Quindi fatemi sapere se anche voi avete dei metodi alternativi o delle colle che volete che io utilizzi, che volete consigliarmi o che volete consigliare agli altri. Taggatemi nei vostri video, nelle vostre foto, fatemi sapere se questo video vi è stato utile e noi ci vediamo alla prossima. Un bacio a tutti, ciao ciao.